Che avevamo localizzato. Tuttavia, quando si vince è davvero triste non avere una platea che fa il tipo per te, vero James? È proprio come ha detto lei, mister. Mica nuovi avversari. Quasi quasi inizio ad andare verso di loro. Potrebbe essere una buona idea. Tu che ne dici, James? Certo, sistemare chi è sceso in campo in modo tanto brillante lo farà spiccare ancora di più. Andiamo allora. Mi raccomando, cerca di restare al passo. Certo. Esatto, esatto. Vedete il mio potere a tre versioni distinte. Versione 1, scomparsa della forma fisica. Versione 2, scomparsa dell'esistenza. Ma guarda, la sua velocità di reazione sta aumentando. A questo punto, versione 3, scomparsa della consapevolezza. Che tanto sono in grado di prendere il controllo di qualsiasi Zanpakutō a mio piacimento. Perché te ne sei liberato? Così mi stai offrendo un'occasione d'oro. L'occasione di far impugnare una spada che mi ama a uno Shinigami che mi ama. Ti fa superare qualsiasi difficoltà e ti dona la tenacia per raggiungere ogni tuo obiettivo. Il potere dell'amore è davvero immenso. Però considerando la nostra abilità, ha senso che siamo le uniche a essere rimaste in piedi. A me quello lì fa venire il voltastomaco. Se non c'è, non mi strappo i capelli. A dire il vero, voi altre siete molto più scortesi. La mia Shrift è W. Sono Nianzol Wisol, anche detto The Wingard. Tutti i nemici che trovo diventano molli e si piegano disperatamente pur di evitare il contatto fisico con il mio corpo. Qui che problema c'è? Guarda che non è questo il punto. È il tuo vizio assurdo di sceglierti un figone da ammazzare quando sei di cattivo umore che mi manda in bestia. Allora che cosa volete? Busby è di là che sta continuando a lamentarsi e brontolare da mezz'ora. Perché non ti unisci a noi? La cosa irrita anche te, no? Non me ne frega niente, ma se proprio insistete. Non ha davvero il minimo senso! Quello che cacchio è? Da dove sbuca? Spiegatemelo! Con le spiegazioni ti ci puoi anche pulire il culo. Non si era mai parlato seriamente di successori prima d'ora. Dacci un taglio, mi prendi per una ninfomane depravata! Dai, come se tu non lo fossi! Finiscila! Merda! Io non lo accetto! Si può sapere di che cosa parla quel tizio? Essendo il più forte, dovrei voler sconfiggere il più forte. Non avevo mai pensato a una cosa del genere. Dopotutto, finora nessuno ha mai cercato di alzare un solo dito contro di me. Insomma, è ovvio, no? Sono io il più potente. È chiaro a tutti quanti. Non ho alcun bisogno di uccidere per dimostrare che è così. Ecco perché non ho mai pensato di voler sconfiggere qualcuno. Ma allora, perché mai adesso? Io ho così tanta voglia di schiacciare questo tizio con tutto me stesso! Il mio shrift è la D. Il nome del mio potere è The Dead Dealing. Vedi, io sono in grado di calcolare con precisione assoluta la dose di una sostanza che conduce ad una letalità del 100%. E posso aggiustare a mio piacere tale quantità. Che cosa hai detto?
Grazie per la spiegazione, anche se il discorso mi sembra alquanto ridicolo. Voglio dire, perché manovrare un individuo privo di volontà? Non capisco davvero che gusto ci sia. E lo facevo un po' con questa voce gattesca.